E quindi io ho scoperto che mi piaceva raccontare quando facevo la scuola media e scrivevo i temi liberi. La mia fortuna è che stavo a Ciampino c'era questo giovane professore, era poi Pierpaolo Pasolini, che aveva 28-29 anni, era stato il mio insegnante di italiano, latino, storia e geografia per 3 anni, e quindi lui si è accorto che nei temi liberi, insomma, io me la cavavo abbastanza bene, allora lui mi ha un po' incoraggiato a inseguire il racconto. Io mi ricordo che avevo fatto Casotto, non questo, uscirono delle critiche, ma ci massacrarono. Non è vero, io me l'ho divertito, perché è un film ambientato con tutta una cabina, una cabina di... Io mi ero divertito tanto, mi piaceva tanto, insomma. Però le situazioni le critiche te l'hanno massacrato, allora io non lo mettevo neanche nel curriculum. Poi un giorno facevo parte della giuria a Venezia, c'era anche Teo Ghezzi, che mi guardò così e mi disse: tu hai scritto Casotto? E io ho detto: ho fatto tante cose, proprio quello, a prendere, dice: ma no, ma quello è un culto, è un cavolo. Era proprio, allora io l'ho preso e l'ho rimesso ovviamente nel curriculum. E infatti, di mano male se ne sono accorto, sai, la critica in genere la raccorge sempre un po' dopo. E da dove io, dove è cominciato lo scrittore? È cominciato dallo piccolo piccolo, quando ho capito la vita come l'ha fatta. Mi era morto un fratellino prima di me, che si chiamava Vincenzo. Poi sono nato io e mi hanno dato il nome, diciamo anche con un gusto molto discutibile, francamente, che mi dai il nome del morticino. Però poi il caso ha voluto che io nascessi il 2 novembre, proprio il giorno dei morti. Che succedeva che mano a mano che si avvicinava il giorno del mio compleanno, a casa tutti cominciavano a diventare tristissimi. Lì proprio sotto il tono dell'1 novembre già tutti piangevano, comparevano tutti, quindi io non ho mai festeggiato il compleanno in vita mia. E il giorno stesso proprio del mio compleanno, il 2 novembre, mi mettevano la giacchetta, la camicetta, mi mettevano il sapone, perché avevo i capelli, non l'avevo, mi mettevano il sapone per tenerli giù, si usava all'epoca, e mi portavano al cimitero. Quindi io stavo fermo davanti a questa pietra su cui c'era scritto Vincenzo c'era. Mentre io credo che la vita era continuata, perché stava continuando il continuare. Grazie a tutti. 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 Thank you.